Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questa stola copri spalle. Vi dico subito che per quanto riguarda il filato io ho usato questo sfumato della Missy Tricot Filati Linea Aurora. Ogni ciambella è da 150 grammi, misurano 600 metri e io per realizzare l'intera stola coprispalle ne ho utilizzato due ciambelle lavorandole con l'uncinetto del numero 3. In descrizione come sempre vi metterò il link della merceria Coletti da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Vi faccio vedere gli altri colori che sono questi qui. Bene, come vi ho detto io l'ho lavorato con l'uncinetto del numero 3 e ho fatto in modo di lavorare due gomitoli, uno partendo da lavorarlo dall'esterno, quindi in modo da, sono partita da lavorare con il color sabbia fino ad arrivare al marrone scuro che vedete qua dietro. Il secondo gomitolo l'ho lavorato invece dall'interno, proprio per poter partire dal marrone scuro e quindi continuare la lavorazione e arrivare da quest'altra parte dove ho di nuovo il colore sabbia. Naturalmente io ho utilizzato tutti e due i gomitoloni e anche se voi avete delle braccia più piccole delle mie non vi preoccupate, come potete vedere io qua in alto sono riuscita a ripiegarlo e a creare un piccolo bordino, a voi potrà venire anche un po' più largo, e proprio perché e proprio perché si è creato questo bordino, quando poi sono andata a cucire la mia stola per trasformarla appunto un coprispalle, a fine cucitura io ho cucito questi bottoni per dare un tocco di eleganza in più alla stola coprispalle. Anche questi bottoni li potete trovare in merceria e quindi sono ordinabili online. Per quanto riguarda la lavorazione è molto semplice, si realizza ripetendo 14 giri per tutta la lunghezza della nostra stola. La mia stola è lunga 63 cm, è larga, scusatemi, 63 cm e mi sembra che sia lunga 1,72 m, non mi ricordo benissimo, ma io nel video tutorial naturalmente vi dico quanto è lunga. Quindi una volta ripetuti sempre questi 14 giri fino a terminare entrambi i due gomitoloni, si va a piegare il rettangolo su se stesso. E in che modo? Si piega dall'alto, cioè si mette in orizzontale, si piega dall'alto verso il basso e si va a cucire sotto di qua e di qua. Io ho cucito per 25 cm, però voi potete cucire anche di più se lo volete un po' più accollato. Io ho tenuto conto del fatto che in inverno uso dei maglioni anche più spessi, quindi non volevo poi ritrovarmi che dietro le spalle mi potesse stringere. Detto ciò, spero che questa lavorazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se è così mi raccomando poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul mio blog www.uncentandoconelsa.it e noi come sempre ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra stola io ho deciso di utilizzare la ciambella della Missy Tricot Filati Linea Aurora in questo bellissimo colore che mi ricorda molto i colori dell'autunno e dell'inverno. Allora, io ho montato 138 catenelle, la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 23, quindi mi raccomando se dovete andare ad aumentare aumentate di 23 catenelle. Detto ciò possiamo andare a iniziare a fare il nostro primo giro. Ah sì, io lavorerò sempre con l'uncinetto del numero 3 e inizio realizzando 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi una, due, tre. 3 catenelle di separazione, una, due, tre. Prendo il filo, salto queste 6 catenelle che ho fatto, delle 138 che ho fatto salto le prime 3, vado nella quarta e vado a fare una maglia alta. Vado nella catenella successiva e realizzo una seconda maglia alta. Vado nella catenella successiva e realizzo una terza maglia alta. Vado nella catenella successiva e realizzo una quarta maglia alta. Tre catenelle. Una, due, tre. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia alta. Vado nella successiva catenella e realizzo una seconda maglia alta. Vado nella successiva e realizzo una terza maglia alta. Vado nella successiva e realizzo una quarta maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa.
A questo punto devo ricominciare da capo, quindi prendo il filo, vado nella catenella successiva e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia alta. Vado nella successiva e realizzo una seconda maglia alta. Vado nella successiva e realizzo una terza maglia alta. Vado nella successiva e realizzo una quarta maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa. Di nuovo 3 catenelle. 1, 2, 3, salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia alta. Vado nella successiva e realizzo una seconda maglia alta. Vado nella successiva e realizzo una terza maglia alta. Vado nella successiva e realizzo una quarta maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia alta. E ricomincio da capo, quindi devo fare questo per tutto il mio primo giro. Dopo aver fatto le ultime 4 maglie alte, le 3 catenelle, termino il mio primo giro saltando le 3 catenelle, entrando nell'ultima e facendo una maglia alta. A questo punto possiamo andare a fare il nostro secondo giro. Mi giro con il lavoro e realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi una, due, tre. Prendo il filo, rientro nella stessa maglia di base e vado a fare un'altra maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, entro nella prima delle 4 maglie alte e realizzo una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, entro nella seconda maglia alta del giro precedente e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Vado nella terza maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado nella quarta maglia alta e realizzo due maglie alte, quindi una e rientro due. 3 catenelle, una, due, tre. Vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, una, due, tre. Vado dove ho la prima delle mie 4 maglie alte e realizzo 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. Vado dove ho la terza, la seconda maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado dove ho la terza maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho la quarta maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, vado dove ho la prima delle due maglie alte, realizzo 2 maglie alte, una, rientro 2. E adesso ricomincio da capo, quindi vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo 2 maglie alte, una, e rientro 2. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la prima delle mie 4 maglie alte e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella seconda maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Vado dove ho la terza maglia alta e realizzo una maglia alta. Prendo il filo, vado dove ho la quarta maglia alta e realizzo 2 maglie alte, una e rientro 2. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la maglia bassa, realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la prima delle mie 4 maglie alte, realizzo 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. Vado nella successiva e realizzo una maglia alta. Vado nella terza maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella successiva e quindi nella quarta maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la prima delle due maglie alte e realizzo 2 maglie alte, quindi una e
rientro 2 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Termino il mio secondo giro dopo aver fatto le ultime due maglie alte chiuse insieme, le 3 catenelle, entrando nella terza catenella iniziale, quindi salto 3 catenelle, entro nella successiva, che equivaleva alla mia prima maglia alta, e realizzo 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. Benissimo, mi giro con il lavoro e vado a realizzare il mio terzo giro e realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado nell'ultima maglia alta e realizzo 2 maglie alte, quindi una, prendo il filo, rientro 2. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, vado dove ho la prima delle maglie alte e realizzo 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. Vado nella successiva e realizzo una maglia alta. Vado nella successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho le 2 maglie alte insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la prima delle 4 maglie alte e realizzo 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. Vado nella successiva e realizzo una maglia alta e ricomincio da capo, quindi vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme. Vado nella successiva e realizzo una maglia alta. Vado nell'ultima maglia alta e realizzo un'altra maglia alta. Rientro e vado a fare la mia seconda maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la prima maglia alta, realizzo 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. Vado dove ho la maglia alta successiva, realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva, realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme, realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la prima maglia alta delle 4 e realizzo 2 maglie alte, una e rientro 2. Vado nella successiva e realizzo una maglia alta e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Sto terminando il terzo giro, ho fatto le 2 maglie alte e le 3 catenelle, prendo il filo, vado dove ho la prima delle mie 2 maglie alte e realizzo 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. Ho terminato così il mio terzo giro. Quarto giro, mi giro con il lavoro e vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi una, 2, 3. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta.
Vado dove ho l'ultima delle maglie alte, realizzo due maglie alte, quindi una e rientro due. Prendo il filo, salto le 3 catenelle, la maglia bassa, le altre 3 catenelle, vado direttamente dove ho la maglia alta e realizzo 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la prima delle mie maglie alte, realizzo 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia successiva e realizzo un'altra maglia alta. E adesso devo ricominciare da capo, quindi vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado in quella successiva e realizzo una maglia alta. Vado dove ho l'ultima maglia alta e realizzo 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado nell'ultima maglia alta e realizzo 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. Prendo il filo, salto le catenelle e la maglia bassa, vado direttamente dove ho la maglia alta e realizzo 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme, realizzo una maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte insieme, 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la prima maglia alta, realizzo 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. Vado dove ho la seconda maglia alta, realizzo una maglia alta, vado dove ho la terza maglia alta, realizzo una maglia alta. E ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quarto giro. Sto per terminare il mio quarto giro. Ho fatto le 2 maglie alte chiuse insieme, le 3 catenelle, prendo il filo, vado dove ho la prima maglia alta del gruppo di 3 e vado a realizzare 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado dove ho la terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e realizzo una maglia alta. Ho terminato così il mio quarto giro. Quinto giro, mi giro con il lavoro e realizzo 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 catenelle di separazione. 1, 2 e 3. Prendo il filo, vado dove ho... Scusate, 4 catenelle di separazione. Quindi 4, prendo il filo, vado dove ho la seconda delle maglie alte, realizzo una maglia alta. Vado nella seconda nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado dove ho l'ultima maglia alta, realizzo 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme, realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme. Una maglia alta nella maglia alta successiva. Un'altra maglia alta sopra la maglia alta successiva. Una maglia alta sopra la maglia successiva e sono 3. Vado nella successiva e faccio la mia quarta maglia alta. Vado nella maglia successiva e faccio una maglia alta non chiusa. Vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3.
una catenella di no, scusatemi. No, ho chiuso le due maglie alte insieme, vado a fare 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado dove ho l'ultima maglia alta e realizzo due maglie alte, quindi una e rientro due. 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo e ricomincio da capo. Quindi vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella seconda maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Vado a fare adesso 4 maglie alte, una in ogni maglia alta successiva, quindi una, due, successiva 3, successiva 4. Vado nella maglia alta successiva e faccio una maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva dove ho le due maglie alte chiuse insieme, realizzo una maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la prima maglia alta e realizzo due maglie alte, quindi una e rientro due. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado nella successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado dove ho l'ultima maglia alta e realizzo due maglie alte, quindi una e rientro due. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quinto giro. Sto per terminare il mio quinto giro. Ho fatto le 3 catenelle, prendo il filo, vado dove ho la prima delle 3 maglie, delle maglie alte e vado a fare 2 maglie alte, quindi una e rientro due. Vado nella maglia alta successiva e faccio un'altra maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e faccio un'altra maglia alta. Ho un totale quindi di 4 maglie alte. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Prendo due volte il filo sull'uncinetto, quindi 1 e 2. Entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta del giro precedente e vado a realizzare una maglia alta doppia. Ho terminato così anche il mio quinto giro. Mi giro con il lavoro e vado a fare il mio sesto giro. Mi alzo con una catenella, rientro dentro la maglia alta doppia e vado a realizzare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, vado dove ho la prima delle mie 4 maglie alte e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado dove ho l'ultima maglia alta e realizzo due maglie alte, quindi una e rientro due. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una seconda maglia alta. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa, quindi una. Vado nella maglia dove ho le due maglie alte chiuse insieme, entro e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, vado dove ho la prima delle 4 maglie alte e realizzo due maglie alte, quindi una. Ops. E rientro 2. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado nella maglia dove ho le due maglie alte non chiuse chiuse insieme, vado a realizzare una maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme.
3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la quarta delle mie 7 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado dove ho l'ultima maglia alta e realizzo due maglie alte, quindi una e due. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Prendo il filo, vado nella successiva e realizzo la mia seconda maglia alta. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la prima delle mie 4 maglie alte e realizzo 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. Vado nella successiva e realizzo una maglia alta. Vado nella successiva maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa. Entro dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. 3 catenelle, 1. 2, 3, vado dove ho la quarta delle mie 7 catenelle e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado dove ho l'ultima maglia alta e realizzo 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio sesto giro. Sto per terminare il mio sesto giro. Ho fatto le 3 catenelle, vado dove ho la prima delle 4 maglie alte e realizzo 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho l'ultima maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa. Ho terminato così anche il mio sesto giro. Mi giro con il lavoro e vado a realizzare il mio settimo giro. E di nuovo mi alzo con una catenella, rientro dentro la maglia bassa e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado dove ho l'ultima maglia alta e realizzo 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho la maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la prima delle 4 maglie alte e realizzo 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. 3 catenelle. 1, 2, 3. Vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle. 1, 2, 3. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta.
Vado dove ho l'ultima maglia alta e realizzo 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme. Vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la prima delle 4 maglie alte e realizzo 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme. Vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado dove ho l'ultima maglia alta e realizzo 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio settimo giro. Sto per terminare il mio settimo giro. Ho fatto le 3 catenelle, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo 2 maglie alte, una e 2. Vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. Ho terminato così anche il mio settimo giro. Ottavo giro. Mi giro con il lavoro e vado a realizzare. Una catenella per alzarmi con il lavoro. Rientro dentro e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado sopra l'ultima maglia alta e realizzo 2 maglie alte, una e 2. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta. Vado dove ho le altre 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo un'altra maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, vado dove ho la prima delle 4 maglie alte e realizzo 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado sopra l'ultima maglia alta e realizzo 2 maglie alte, una e 2. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio ottavo giro. Sto per terminare il mio ottavo giro. Vado a fare 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, quindi una e rientro 2. Una maglia alta sopra la successiva maglia alta. Una maglia alta non chiusa nella successiva maglia alta. Una maglia alta non chiusa dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme. Chiudo le 2 maglie alte assieme. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa.
Ho terminato così il mio ottavo giro. Mi giro con il lavoro, nono giro. Mi alzo con una catenella. Rientro dentro la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo due maglie alte, quindi una e rientro 2. Vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho l'ultima maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo due maglie alte, quindi una e rientro 2. Vado nella maglia alta successiva, di nuovo realizzo due maglie alte, una e rientro 2. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho la maglia alta successiva, realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado dove ho le due maglie alte e le due maglie alte chiuse insieme e realizzo due maglie alte, quindi una e rientro 2. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la maglia bassa, realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo due maglie alte, quindi una e rientro 2. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado sopra l'ultima maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi vado dove ho la prima maglia alta e realizzo due maglie alte, una e rientro 2. Vado nella maglia alta successiva e realizzo due maglie alte, una e rientro 2. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte assieme. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo due maglie alte. Una e rientro 2. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo due maglie alte, una e rientro 2. Vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho l'ultima maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio nono giro. Sto per terminare il mio nono giro. Prendo il filo, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado sopra la maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Vado sopra la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme, realizzo due maglie alte, una e rientro 2. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. Ho terminato così anche il mio nono giro. Decimo giro, mi giro con il lavoro e realizzo 4 catenelle che equivalgono alla mia prima maglia alta doppia, quindi una, due, tre, quattro. Prendo il filo, salto le 3 catenelle e vado direttamente dove ho la mia prima maglia alta e realizzo due maglie alte, una e rientro 2. Vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte assieme. 3 catenelle, una, due, tre. Vado dove ho la prima delle quattro maglie alte e realizzo due maglie alte, una e rientro 2. Vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta.
Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. Vado dove ho l'ultima maglia alta e realizzo due maglie alte, quindi una e rientro due. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho l'altra maglia e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado dove ho l'ultima maglia alta e realizzo due maglie alte, una e rientro due. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la prima delle maglie alte e realizzo due maglie alte, quindi una e rientro due. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte assieme, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi vado dove ho la prima delle mie 4 maglie alte e realizzo 2 maglie alte, una e rientro 2. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. Vado dove ho l'ultima maglia alta e realizzo 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho l'altra maglia e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte assieme. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado dove ho l'ultima maglia alta e realizzo due maglie alte, quindi una e rientro due. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia alta e realizzo due maglie alte, una e rientro 2. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme, realizzo una maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio nono giro. Scusate, devo fare questo per tutto il mio decimo giro. Sto per terminare il mio decimo giro. Prendo il filo, vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado nell'ultima maglia alta e realizzo due maglie alte, una e rientro due. Prendo due volte il filo sull'uncinetto, 1 e 2, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta doppia. Ho terminato così anche il mio decimo giro. Mi giro con il lavoro e vado a fare il mio undicesimo giro e realizzo 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, quindi una, due, tre. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado sopra la maglia alta successiva e realizzo una seconda maglia alta. Cioè una terza maglia alta contando quella di prima. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Chiudo insieme le maglie alte. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la prima del gruppo di maglie alte e realizzo due maglie alte, quindi una e rientro due. Una maglia alta sulle successive 4 maglie alte, quindi una. Vado nella maglia alta successiva 2, vado nella maglia alta successiva 3, vado nella maglia alta successiva 4. Entro nell'ultima maglia alta del giro precedente e realizzo 2 maglie alte, una e rientro 2. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado dove ho l'ultima maglia alta e realizzo due maglie alte, quindi una e rientro due. Prendo
Prendo il filo, salto le catenelle, la maglia bassa, vado direttamente nel gruppo di maglie alte successivo. Entro nella prima e realizzo 2 maglie alte, una e rientro 2. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi vado dove ho la prima maglia alta, realizzo 2 maglie alte, una e rientro 2. Una maglia alta sulle successive 4 maglie alte, quindi una, successiva 2, successiva 3, successiva 4. Vado dove ho l'ultima maglia alta, realizzo 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo 2 maglie alte, quindi una e 2. Salto le catenelle, vado direttamente nel gruppo successivo di maglie alte, entro nella prima, realizzo 2 maglie alte, una e 2. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio 11° giro. Sto per terminare il mio 11° giro. Prendo il filo, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. Vado nella quarta catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta doppia del giro precedente e vado a realizzare una maglia alta. Ho terminato così il mio 11° giro. 12° giro, mi giro con il lavoro e vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi una, due, tre. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte assieme. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la prima delle mie maglie alte e realizzo 2 maglie alte. Una e rientro 2. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte assieme. 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vado nella maglia alta successiva a quella dove ho lavorato e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e vado a realizzare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado nell'ultima maglia alta e realizzo 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho le 2 maglie alte non chiuse e realizzo una dove ho le 2 maglie alte chiuse e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte assieme. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una seconda maglia alta. Vado nella successiva e realizzo una terza maglia alta. Vado nella successiva e realizzo una quarta maglia alta. Prendo il filo, vado nella successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse e realizzo una maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte assieme. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi entro nella prima maglia alta e realizzo 2 maglie alte, una e rientro 2. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte assieme.
7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte assieme. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado nelle ultime due maglie alte e realizzo due maglie, nell'ultima maglia alta realizzo due maglie alte, quindi una e rientro due. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte assieme. Una maglia alta sulle successive 4 maglie alte, quindi una. Vado nella successiva 2. Vado nella successiva 3. Vado nella successiva 4. Una maglia alta non chiusa sopra l'ultima maglia alta. Una maglia alta non chiusa dove ho le due maglie alte chiuse insieme. Chiudo le due maglie alte. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio 12° giro. Sto per terminare il mio 12° giro. Prendo il filo, vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado dove ho la terza catenella e realizzo la mia maglia alta. Ho terminato così anche il mio 12° giro. 13° giro, mi giro con il lavoro e realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2 e 3. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una seconda maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la prima maglia alta e realizzo due maglie alte, 1 e rientro 2. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. 3 catenelle, 1. Scusatemi. 1, 2, 3. Vado dove ho la quarta catenella e realizzo una maglia bassa. Di nuovo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado nell'ultima maglia alta e realizzo due maglie alte, quindi una e rientro 2. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Due maglie alte, una sulle successive maglie alte, quindi una, vado nella successiva 2. Una maglia alta non chiusa nella successiva maglia alta. Una maglia alta non chiusa dove ho le due maglie alte chiuse insieme. Chiudo le due maglie. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi vado dove ho la prima maglia alta e realizzo due maglie alte, una e rientro 2. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3. Entro nella quarta catenella e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Vado nella successiva e realizzo una maglia alta. Vado dove ho l'ultima maglia alta e realizzo due maglie alte, quindi una e rientro 2. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa.
Vado nella successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte assieme. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una seconda maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio tredicesimo giro. Sto per terminare il mio tredicesimo giro. Prendo il filo, vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Vado dove ho la terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e realizzo una maglia alta. Ho terminato così anche il mio tredicesimo giro. Quattordicesimo e ultimo giro, poi si ricomincerà da capo, quindi mi giro con il lavoro e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, 1, 2, 3, ah scusate no, 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa, vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo due maglie alte, una e rientro due. Vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte assieme. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado dove ho l'ultima maglia alta e realizzo due maglie alte, quindi una e rientro due. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. 3 catenelle, 1, 2 e 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quattordicesimo giro. Sto terminando il mio quattordicesimo giro. Ho fatto le 3 catenelle, vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho la terza catenella e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 3 maglie alte assieme. Bene, adesso io devo ricominciare, mi allontano un po', ecco, devo ricominciare dal primo giro, solo che vi faccio vedere una cosa, noi nel primo giro le avevamo fatto normalmente le 4 maglie alte, ma vedete noi qui dovremo continuare ad allargarci come abbiamo fatto qua, vedete che si va ad allargare, quindi vi faccio rivedere un attimo il primo pezzo del primo giro, in modo tale da capire bene la differenza con il primo giro, perché qui avevamo le basi catenelle e qui abbiamo la base il nostro motivo, però questi sono poi i giri che andremo sempre a ripetere fino alla lunghezza desiderata della nostra stola. Io penso che la farò veramente molto lunga, vorrei fare tutte e due ciambelle, quindi sarà veramente lunga, oppure la farò un po' più corta e mi inventerò qualche bordino particolare da mettere da creare attorno alla stola, devo ancora un po' decidere. Comunque mi giro per farvi vedere un attimo come fare il primo giro e realizziamo 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi 1, 2, 3, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, prendo il filo, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo due maglie alte, una e rientro due, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa.
3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme, realizzo una maglia alta non chiusa, vado dove ho la maglia alta successiva, realizzo un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, vado dove ho l'ultima maglia alta e realizzo due maglie alte, quindi una e rientro due. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme, realizzo una maglia alta. Vado nella maglia dove ho le due maglie alte chiuse insieme successive, realizzo un'altra maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi come vedete così abbiamo terminato anche il nostro primo giro e poi si ricomincia normalmente, quindi questo è il primo giro e andremo a rifare gli altri 14 e vi dirò alla fine io quante mi è venuta lunga la stola e quanti motivi, e come motivo io conterò questi prisma, vi dirò quante volte mi è venuto il prisma, quindi quanto è lunga la mia stola. Dunque, io ho terminato la mia lavorazione. Alla fine ho usato due ciambelle del filato, quindi due gomitoloni, e la stola mi è venuta lunga circa 127 centimetri. Quando ho iniziato a lavorare il secondo gomitolo, visto che il primo l'avevo preso ho iniziato a lavorarlo dall'esterno, il secondo gomitolo ho iniziato a lavorare dall'interno, in modo da avere questo sfumato che va dal sabbia al marrone scuro e di nuovo dal marrone scuro al sabbia. Quindi vi ho detto che mi misura 127 centimetri di lunghezza, mentre il largo circa 63 centimetri. Adesso io devo soltanto andare a cucire e vi spiego come. Prendo il rettangolo, quindi in questa maniera lo metto dritto e lo piego su se stesso partendo dal basso verso l'alto. Quindi piego i due lati più corti in modo tale che il lato più corto si stringa. Vedete? Quindi io piego tutto, metto il rettangolo in orizzontale e poi vado a prendere la parte di sotto e la porto in corrispondenza della parte di sopra, in questa maniera. E adesso io andrò a cucire da questo lato, quindi dal bordino verso l'interno, e farò la stessa cosa anche da quest'altro lato, quindi dal bordino verso l'interno. E credo che andrò a cucire, quindi cucirò qui, per, diciamo, un 29 centimetri, quindi vedete cucirò questi due qui, mi fermerò tipo a 29 centimetri e farò la stessa cosa quindi anche da quest'altra parte, cucendo sempre 29 centimetri, quindi cucirò dove ho questi due prismi. Una volta cucito io deciderò se mettere qualche bottone per rendere ancora un po' più bellino la mia stola coprispalle, però se dovessi cucire anche un po' di più ve lo farò sapere, però secondo me 29 centimetri vanno più che bene. Quindi adesso ripeto, io ho sovrapposto i due lati, andrò a cucire dal bordo esterno verso l'interno per 29 centimetri e farò la stessa cosa anche da quest'altro lato.